La sentenza è questa, per noi non finisce qui. Questa donna ha rovinato la vita a mio figlio. E per noi sarà ancora lunga, anche se si è chiusa una parentesi oggi. Però bisogna andare avanti, ho altri due figli, oltre a quello abusato, quindi mi ci vuole forza, coraggio e devo andare avanti. Non trattiene le lacrime la mamma dello studente diventato padre a 14 anni dopo una relazione con la donna di 15 più grande che gli dava ripetizioni di inglese. Accanto al suo avvocato ha accettato di parlare con i giornalisti per dire che giustizia è stata fatta e che non c'è mai stata una verità diversa da quella della sua famiglia. Questa donna non si è vergognata di niente, non si è vergognata mentre abusava di mio figlio e in casa ne aveva uno di poco più piccolo. E non si è vergognata neanche in aula di tribunale, che me la ricordo ancora in maniera disprezzante. Veniva in aula e si atteggiava dicendo che la verità è un'altra. Una verità, quale verità? La verità è questa che è uscita fuori. Lei cerca tutto questo per farsi una buona reputazione, ma una reputazione che una mamma che si è comportata così non ce l'ha e non ce la potrà mai avere. I bambini non si toccano, né maschi e né femmine. E lei, mio, l'ha rovinato. Parla di processo perso per tutti l'avvocato di parte civile. La verità era chiara e il fatto che gli imputati abbiano mentito non soltanto ai microfoni del processo ma anche ad altri microfoni faceva male, perché la verità è emersa e la sentenza ne ha fatto tesoro e l'ha raccolta. Ciò che dispiace appunto è che questa vicenda, come è stato detto sin dall'inizio, in realtà era un processo perso per tutti, un processo dove tanti interessi sono stati lesi. Il primo pensiero dell'imputata è per i figli. Però come ora l'unica cosa che voglio è tornare a casa dei miei figli. È l'unico mio desiderio adesso, in questo momento, poi per il resto non me la sento di commentare. Cioè, chi l'ha già fatto, quindi io rimango con la mia verità. Qual è la sua? Non lo posso dire. Non parliamo di soddisfazione per una sentenza di condanna, perché non c'è niente da essere soddisfatti, piuttosto c'è stato un lavoro accurato che ha fatto anche il Tribunale in sede dibattimentale.